back from the dead. Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio dolce canale. Oggi un nuovo video, un video sulle acque micellari a confronto. Avevo già annunciato questo video che l'avrei fatto e sono insomma molto contenta di farlo. Ho provato diverse acque micellari e quindi è giunta l'ora di iniziare a parlare delle acque micellari. Allora, la prima acqua micellare di cui vi parlo, che è terminata praticamente, è questa ai frutti rossi di Biofficina Toscana. Questa è un'acqua micellare con una PAO di 12 mesi e da 200 ml costa la bellezza di 12 euro. Allora, che cosa dire? In primis che è troppo costosa. 200 ml di acqua micellare, che comunque l'acqua micellare ok che si strucca ma poi va lavata, per 12 euro secondo me mi sembra un po' troppo cara. Seconda cosa, tappo troppo duro, si fa una fatica estrema ad aprirla perché è duro. Odore molto molto gradevole, a me piace molto, mi piace l'odore dei frutti rossi, strucca bene, non appiccica il viso e lascia la pelle idratata. Ovviamente tutte le acque micellari vanno risciacquate, lo dirò sempre sempre sempre, e quindi ovviamente poi andiamo a risciacquare il viso. È un'acqua micellare per la pulizia del viso senza alcol, indicata per pelli più delicate, ha un unico con un unico gesto struccante, detergente, idrata la pelle, ed è vero, dopo che vi siete struccate vi lascia comunque la pelle idratata. Noto che per il costo che ha è uguale a tante altre acque micellari, ok, non lascia il viso appiccicoso, cosa che molte acque micellari fanno, strucca bene anche gli occhi, però io non la ricomprerei, non la ricomprerei per il semplice fatto del prezzo. È ovvio che se trovo un'offertona la riprendo, perché è una buonissima acqua micellare, però 200 ml per 12 euro a me sembra un attimino troppo cara. Se volete invece provarla, perché siete curiosi di provarli, ve la consiglio perché è buona. La trovo a pari di altre acque micellari che con un prezzo più contenuto ti danno più prodotti e hanno la stessa azione, puliscono bene. Ad esempio, vi spiego subito, io amo e adoro, una delle mie acque micellari preferite è questa di Jonzac. Adesso voi ne avete già sentito parlare, se avete visto i miei video, adesso voi la vedete sigillata perché questa è nuova. Quell'altra io l'ho terminata, non ho buttato via il boccettone, ma ovviamente ve ne parlo perché l'ho usata, strausata e riusata. Questa è da 500 ml, costa 11 euro, quindi praticamente più del doppio. Ha un'azione, io uso questa qua, idratante, ha un'azione idratante, lenitiva, strucca bene gli occhi, non appiccica il viso, non fa schiumetta, neanche questa qua fa schiumetta, perché io ho un po' di difficoltà con quelle che fanno schiumetta, entrambe non fanno schiumetta. A paragone dello stesso prezzo, entrambe struccano benissimo. Questa ha un odore molto più delicato, questa ha un odore di frutti rossi un po' più invadente, non bruciano assolutamente gli occhi, ancora di più questa non brucia gli occhi, qui magari devi andare a sfregare leggermente un po' più gli occhi, questa invece di Jonzac basta che la tamponi un pochino con i dischetti e va via subitissimo ogni traccia di make-up, anche quello waterproof. E io mi ci trovo benissimo. Questa costa 11 euro ma è 500 ml, questa costa 11 euro ma è 200 ml, e quindi io assolutamente, se dovessi, come poi ho fatto, ricomprarla, comprerei 2000 volte questa. Io questa qui in realtà l'ho presa poi al 50% perché un negozio stava chiudendo, infatti presi molte cose, feci un haul di questo negozio che stava chiudendo, magari l'haul ve lo lascio qui da qualche parte se volete andare a vederlo, ma risale a diversi mesi fa, e la presi insomma al 50%, non mi lascia, la paga 5 euro, non mi lascia assolutamente sfuggire questa opportunità, perché io amo quest'acqua micellare, quindi me la tengo come scorta. Un'altra acqua micellare che sto provando in questo momento, la sto usando già da un po', è l'acqua micellare di Domus Olea Toscana, la 5 in 1, deterge, strucca, lenisce, tonifica ed è anche antiossidante, praticamente mangia pure. Sto scherzando, io sia il formato full size che la mini size, ci risiamo il prezzo, pensate che la mini size da 50 ml costa la bellezza di 7 euro.
l'ho ricevuta in una box, quindi questa qui costa la bellezza di 15-16 euro. Io ovviamente giù vi lascio nell'info box, vi lascio tutti i nomi delle acque micellari di cui vi sto parlando e i rispettivi prezzi vicino, perché magari qualche prezzo mi può sfuggire, posso dirvi una cosa per un'altra. Comunque costa intorno ai 15-16 euro per 150 ml di prodotto, quindi uno sproposito. Io questa l'ho pagata la metà, sempre in quella famosa haul che vi dicevo, dove ho preso anche l'acqua micellare di John Sack, quindi la presi proprio in visione del fatto che per la pagata 7-8 euro, praticamente come la mini size. Disse ok, la prendo, la provo, perché non avevo ancora ricevuto la mini size. Allora, vi ripeto, il prezzo secondo me è alto. Strucca bene, anche questa non brucia gli occhi e anche questa assolutamente non appiccica. Non mi piace il profumo, ha un profumo strano, sembra tipo di fiori appassiti, di fiori secchi. Sapete quando voi ricevete un mazzo di fiori e poi lo mettete a seccare perché ve lo volete conservare e fa quella puzza di fiori secchi? La stessa puzza fa l'acqua micellare di Domus Oli Toscana, e non mi piace perché poi ti rimane quel profumo perché è persistente. Anche dopo aver sciacquato il viso ti senti sempre quell'odore un po' fastidioso nel naso, che non mi piace. Allora, com'è? È un'ottima acqua micellare. Mi lascia la pelle idratata, strucca bene, come vi dicevo, ne basta poca. Ha una colorazione giallina, l'odore non mi piace. La ricomprerei? No. Ma non perché non è una buona acqua micellare, ma uno costa troppo, due non mi piace l'odore e tre, a parità di costo, si trovano acque micellari con un odore sicuramente più bello e che costano meno e che ti danno lo stesso risultato. Mi lascia effettivamente la pelle molto 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 idratata, forse più idratata con la Domus Olea Toscana che con la Biofficina Toscana. La stessa, più o meno la stessa idratazione me la dà questa di John Sack. Forse un pelino, pelino, pelino in più questa di Domus Olea Toscana, perché vi ripeto è una 5 in 1, deterge, strucca, lenisce, tonifica ed è anche antiossidante. Però io dico sempre, comunque io poi la vado a risciacquare, quindi per 5 secondi che io l'ho tenuta sul viso, ma effettivamente non mi può dare un'azione. Sì, antiossidante sicuramente, ma comunque lascio il tempo che trova perché la tengo 3 secondi sul viso e poi la vado a risciacquare. Per il prezzo che va, non, onestamente non la ricomprerei. Se la volete provare è una buona acqua micellare, magari se riuscite a trovarla in offerta, ma se no per il prezzo che ha, assolutamente no. Un'altra acqua micellare che sto provando, che all'inizio non mi piaceva tanto, è questa di Sobio all'aloe vera. Io l'ho formato mini size. Il formato in full size è da 500 ml e costa sui 10 euro, quindi un ottimo prezzo. Devo dire la verità, l'ho rivalutata perché all'inizio mi lasciava un po' il viso troppo appiccicoso. Ovviamente l'acqua micellare, come vi dicevo ancora anche prima, va risciacquata. Sentivo che mi lasciava il viso un po' troppo appiccicoso. Però non fa schiumetta e anche questa, essendo all'aloe vera, lenisce. A volte quando avevo dei, non mi crea rossori dopo. Alcune acque micellari o alcuni struccanti, se sono un po' più aggressivi, mi vanno ad arrossare il viso, per esempio, cosa che l'acqua micellare di Domus Olea Toscana non fa, non vi arrossa il viso. Però vi ripeto, dopo andate a risciacquarla, quindi e anche questa qua, avendo l'aloe vera all'interno, non vi arrossa il viso e soprattutto è molto molto lenitiva ed idratante. Io noto proprio la pelle molto morbida dopo averla usata. Anche di questa ne basta poco, io l'ho usata veramente diverse volte, l'ho usata l'ultima volta per più di una settimana perché sono stata fuori casa, una volta per una settimana e un'altra volta per 3-4 giorni, quindi più di 10 giorni e ce n'è ancora più della metà perché ne basta veramente poca. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, mi piace come strucca abbastanza bene anche gli occhi.
Forse l'azione per il waterproof non è proprio il massimo, non riesce a struccare proprio tutto, 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 però se non volete spendere un'eresia per un'acqua micellare, 9,90 euro, 500 ml di prodotto può andare. Se la dovessi trovare in giro, oppure magari mi capita di trovarla in offerta all'Ocean, perché a volte ho visto che ultimamente all'Ocean si trova anche a 6-7 euro. Onestamente, se mi serve, non ne ho altre e la trovo a 6-7 euro, la compro. E questo in formato piccolo mi sembra che costa un paio di euro. Io l'ho presi subito Vegan Shop. Come ultima acqua micellare, di cui vi ho fatto anche una review molto dettagliata che vi lascio su nelle schede, è questa di Alla Rosa, di Alchimia. Io amo quest'acqua micellare, la amo tanto quanto questa di Jean Sac. Vero è che questa mi lascia un po' il viso appiccicaticcio, e un'altra cosa che fa, che proprio non è il massimo, fa la schiumetta. Però vi dirò, è una schiumetta molto molto lieve, tanto da andare a struccare veramente bene. Mi strucca bene gli occhi, anche il trucco waterproof, non devi stare a sfregare chissà quanto, basta tenere un po' i dischetti appoggiati sugli occhi per qualche minuto e li va a struccare benissimo. Questa è proprio uno struccante viso, occhi e labbra, perché in teoria le acque micellari non tutte andrebbero applicate sugli occhi, ma sugli occhi andrebbe applicato un bifasico. Ma alcune acque micellari, secondo me, struccano bene anche gli occhi, poi magari non ci va, eccetera, eccetera. Se si è un po' pigri come me, si vuole utilizzare magari un solo prodotto. Ha un ottimo odore, l'unica pecca anche questa qui è il tappino, che è durissimo, come quello di Pio Officina Toscana, e ho sempre paura di spaccarmi un'unghia. Questa, anche questa è da 500 ml, costa più o meno sugli 11 euro, quindi diciamo che il rapporto qualità-prezzo è ottimo, ne basta poco. Guardate, io lo sto usando da quando ho fatto la review, praticamente 2 mesi. Guardate un po' quanta ne ho consumata, pochissima, perché ne basta veramente poco. Ha un odore molto gradevole. Se non fosse per la schiumetta leggerissima, perché è leggerissima, sarebbe veramente una delle mie acque micellari preferite. Sicuramente quando l'avrò terminata e avrò smaltito un po' di acque micellari, è un'acqua micellare che ricomprerò. Questa di Alchemilla l'andrei a ricomprare, questa di Jean Sac l'andrei a ricomprare, questa di Sobio trovate in offerta pure, questa di Domus la Toscana, uno no per l'odore, due per il prezzo, e questa pure dei frutti rossi, a meno che non trovo una svendita. Ma se no, per il prezzo che hanno, non le andrei a ricomprare. E nulla, io spero che con queste acque micellari che ho provato io, vi ho dato insomma una delucidata. Se avete provato altre acque micellari, ditemi anche come vi siete trovati. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. E io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!